Buongiorno, grazie a tutti. Grazie al dottore Ferrigno per l'invito che ogni anno mi propone. E partiamo proprio, il dottore Tarantino parlava del codice di deontologia medica. Articolo 13. La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull'uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e appropriatezza. Un po' analizziamo, sicuramente le prescrizioni sono sempre state fondate sulle evidenze scientifiche disponibili, sull'efficacia clinica, sulla sicurezza. Un po' meno forse sull'uso ottimale delle risorse. I clinici da qualche anno impattano con quello che è il problema della spesa, della sostenibilità. Vengono invitati sempre più spesso a prediligere le prescrizioni di farmaci a più basso costo quando ci sono gli stessi target terapeutici a raggiungere, ci sono le stesse indicazioni. Relativamente all'appropriatezza, ancora siamo molto indietro perché vediamo nell'ambito della nostra attività di vigilanza come ci sono moltissime sacche di inappropriatezza, sia che riguardano i medici di medicina generale, che quelle prescrizioni provenienti dagli specialisti. Qual è la sensazione anche alla luce dell'evoluzione della normativa vigente? Che si tende sempre a qualificare la prescrizione scegliendo sempre più il paziente eleggibile, ma dall'altra parte attribuire la prescrizione al clinico che l'ha realmente generata. Com'è cambiata la burocrazia? Questa era una situazione di poco tempo fa, avevamo lo specialista che generalmente redigeva il piano terapeutico, il medico di medicina generale che trascriveva la ricetta rossa, quindi riportava la prescrizione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il farmacista ospedaliero territoriale che prima di erogare valutava l'appropriatezza prescrittiva. Il farmacista della farmacia privata che erogava il farmaco. Il mondo è un po' cambiato perché ora lo specialista ha il compito anche di prescrivere, effettuare la prima prescrizione sul ricettario a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ricettario rosso, ricetta dematerializzata, ha il compito di redigere il piano terapeutico online. Ha relativamente ai farmaci biologici che hanno perso il brevetto, i farmaci biosimilari, e deve riportare le motivazioni se sceglie la prescrizione di un farmaco a più alto costo. Il medico di medicina generale, oltre prescriveva su ricetta del rosso, ora ha la ricetta dematerializzata. E ha anche avuto l'impatto con la prescrizione, non è un piano terapeutico, ma alcune schede di prescrizioni che hanno aumentato la burocrazia presso gli studi medici e dei medici di medicina generale. Il farmacista ospedaliero ha in più la dispensazione dei piani terapeutici online e quello che è tutto il contesto dopo l'appropriatezza prescrittiva, eccetera, le contestazioni e gli addebiti che l'assessorato ha imposto di effettuare. Il farmacista privato non si limita più, quantomeno in Sicilia, ad erogare il farmaco, ma è stato chiamato a verificare in prima battuta l'appropriatezza della prescrizione, la verifica delle schede di prescrizioni. Ha detto che c'è stata una grande lotta, in particolare in Sicilia, tra medici, medicina generale e specialisti per quanto riguarda le prescrizioni, per attribuire la vera prescrizione a chi l'ha generata. E da poco tempo è stato emanato un decreto in Regione Sicilia dove è stato stabilito che i medici specialisti devono emettere la prima prescrizione sia sul ricettario rosso o comunque su ricetta dematerializzata. Registri AIFA sono nati nel 2005, il monitoraggio nascono come per il monitoraggio delle prescrizioni dei farmaci oncologici e poi è stata estesa ad altre categorie di farmaci, però in realtà quelli che interessano maggiormente, dove c'è stata istituita, sono quelli con ATC 0, L01, cioè i farmaci antiblastici. È un modo per cui è possibile garantire l'appropriatezza d'uso e stabilire i criteri di rimborsabilità e negoziabilità dei prezzi dei farmaci. È un buon modo per far sì che il Servizio Sanitario Nazionale possa raggiungere l'obiettivo di assicurare il diritto a tutti i cittadini di accedere a tutte le cure innovative che sono anche a alto costo, con il mantenimento della stabilità e della sostenibilità del sistema. Sono uno strumento di governance, da un lato abbiamo una valutazione dell'appropriatezza sia clinica, da una parte clinica, dall'altra parte economica.
Attraverso il registro i pazienti vengono inseriti su un programma di monitoraggio, e ci sono le schede di eleggibilità del presente, le schede di prescrizioni, le schede di dispensazione da parte della farmacia territoriale ospedaliera. Alla prima rivalutazione il medico, quindi burocrazia, il medico deve inserire i dati sul dati relativi alla progressione della malattia, alla tossicità, agli eventi avversi, eventuale decesso, e da lì, dall'analisi di questi dati, si stabilisce se ci sono le condizioni di esigibilità di un rimborso o meno, quindi la parte economica. I contratti che da qualche anno l'agenzia regolatoria stipula con le aziende farmaceutiche sono proprio nella condivisione del rischio. In caso dei mancati benefici terapeutici, l'azienda farmaceutica è disponibile a rinunciare in parte o in toto al rimborso del farmaco. Quindi il Servizio Sanitario Nazionale paga i trattamenti per cui c'è realmente un successo terapeutico e quindi per cui il farmaco è davvero innovativo ed efficace per quel paziente. Relativamente ai farmaci biologici che hanno perso il brevetto, il decreto in Regione Sicilia 540 del 2014 aumenta un'ulteriore burocrazia per i clinici perché lascia liberi di poter prescrivere anche farmaci più costosi, però in questo caso i medici devono segnare ad personam la motivazione per cui prediligono un farmaco a più alto costo rispetto al più basso costo. E quindi sono stati modificati i piani terapeutici, nella parte in basso è riportato se il farmaco è più o meno alto costo, nel caso è più alto costo deve essere presente la motivazione. In più la Regione Sicilia ha stabilito che eventuali inappropriatezze devono essere oggetto di fatturazione attiva da parte delle aziende sanitarie nei riguardi delle aziende dove operano i clinici che hanno generato l'inappropriatezza e quindi nascono le fatturazioni attive. Alcuni spunti di riflessione su alcune motivazioni che i clinici hanno messo nelle schede di prescrizione. Alcuni si sono riferiti utilizzando dei termini esterofili, altri hanno scritto dei poemi per la motivazione della prescrizione, altri ancora si sono riferiti a patologie, come se riportando la patologia possa essere chiarito il motivo per cui si utilizza una prescrizione più costosa. Relativamente ai medici di medicina generale, la loro figura era sempre legata all'idea di una prescrizione di farmaci che devono essere in fascia A, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con nota o senza nota. In realtà anche per loro il mondo è cambiato, con la dematerializzata nel 2013 abbiamo raggiunto in realtà grossissimi numeri in pochissimi mesi, grazie al loro contributo, siamo stati la prima regione, siamo tra le prime regioni ora a raggiungere questo numero di ricette dematerializzate, ormai siamo oltre il 95% delle ricette sono dematerializzate. In più si è aggravata la situazione con una delibera della Giunta regionale del 2013 che ha stabilito ed ha dato mandato all'assessore della salute di poter adottare specifiche schede per la prescrizione di alcune classi di farmaci che dovevano essere monitorate maggiormente o dovevano essere controllate relativamente alla appropriatezza prescrittiva. E in Sicilia sono nate le schede di prescrizione per quanto riguarda la rosuvastatina, per quanto riguarda l'associazione Simba e Zetemib, e per il ceftriazone. La scheda del ceftriazone ha avuto poca vita, qualche mese, perché dopo successivamente su espressione della medicina generale è stata ritirata all'assessorato. Per quanto riguarda il decreto 540 e quindi i biologici, farmaci biosimilari e la medicina generale, poco sono stati impattati i medici di medicina generale, perché soltanto sulla prescrizione delle insuline. Ricordo che il 540 è legato a un ATC al quarto livello, per cui non solo l'insulina glargine, dove esiste il biosimilare, ma anche altre insuline sono oggetto della giustificazione per la prescrizione a più alto costo. Quindi in questo momento, perché con la prossima gara non sappiamo chi vincerà e chi avrà un prezzo più basso,
L'insulina glargine biosimilare è quella a più basso costo, per cui per la prescrizione di questa insulina non è necessaria alcuna giustificazione da parte del medico, quindi solo la ricetta. Nel caso dell'insulina originator e dell'insulina Levemir, della Detemir, è necessaria la motivazione. Per quanto riguarda la Degludec, sappiamo che esiste un piano terapeutico e per cui è necessario compilare il piano terapeutico. Nella parte bassa del piano terapeutico c'è prevista la motivazione della prescrizione a maggior costo. Alcune motivazioni che i medici di medicina generale hanno riportato nelle schede: allergia o comunque intolleranza alle insuline meno costose, un'altra intolleranza al farmaco generico, un'altra ancora perché il farmaco equivalente non è inserito nel prontuario farmaceutico, dimenticando che in Regione Sicilia qualche anno fa la Commissione del Prontuario Terapeutico Regionale ha stabilito che tutti i farmaci biosimilari, non appena immessi in commercio, vengono automaticamente inseriti nel Prontuario Terapeutico Regionale. E infine un'altra segnalazione: la motivazione va chiesta alla dottoressa X, diabetologa del Policlinico. Per quanto riguarda i farmacisti, il monitoraggio delle prescrizioni sono importanti perché sono un efficace indicatore della qualità delle cure. Descrizione e analisi del profilo prescrittivo consentono di valutare il grado di razionalità di una terapia farmacologica. Quindi cosa scaturisce dal monitoraggio? La prevenzione. Noi nell'ASP di Palermo, Dipartimento Farmaceutico, con la Medicina Generale abbiamo istituito un tavolo tecnico qualche anno fa, è proprio dedicato all'appropriatezza prescrittiva. Il nostro obiettivo è quello di prevenire le prescrizioni inappropriate e quindi non sanzionare a posteriori. Abbiamo il tavolo tecnico, emaniamo alcuni documenti molto stringati proprio di indirizzo a una corretta e appropriata prescrizione da parte dei medici di medicina generale. E poi chiaramente dal monitoraggio nascono le contestazioni per l'accertamento delle inappropriatezze prescrittive rilevate. Oltre a tutti i compiti, abbiamo detto, l'abbiamo visto con il decreto 540, c'è l'attivazione della fatturazione attiva proprio per le prescrizioni inappropriate, ma nasce l'anno precedente, nel 2013, col decreto assessoriale 255, che stabilisce che le prescrizioni inappropriate devono essere fatturate alle aziende dove operano i prescrittori e tra le altre cose le devono essere segnalate tutte le prescrizioni inappropriate in assessorato, perché queste segnalazioni possono indurre poi l'assessorato alla revoca del centro prescrittore. Ancora, qui non si legge bene, comunque è stato istituito un sito in regione dove è possibile effettuare le segnalazioni di prescrizioni inappropriate. In realtà arrivano in questo sito tutte le prescrizioni e tutte le segnalazioni effettuate dai medici di medicina generale che segnalano le prescrizioni inappropriate generate dagli specialisti. I flussi sono aumentati in notevole misura, sono tantissimi che arrivano in assessorato, però di fatto c'è un sistema poi in assessorato che incrocia tutti questi dati e elabora dei report. La figura del farmacista, abbiamo detto che è cambiata anche sul territorio: farmacia privata e convenzionata non eroga soltanto il farmaco, ma da una passiva erogazione che faceva prima, un controllo invece della prescrizione più proprio specifica, è dovuta proprio all'accordo che è stato siglato nel 2013 tra Federpharma e l'assessorato per la distribuzione per conto, dove le farmacie sono state individuate proprio per fare un'analisi sulle prescrizioni dei farmaci, in modo da vedere, appunto, controllare se c'erano i parametri e i confronti tra i dettami delle regionali e nazionali sulle prescrizioni, proprio per garantire l'appropriatezza prescrittiva. Concludendo, sappiamo che quindi il sistema sanitario abbiamo tantissime contrapposizioni, ospedale da un lato e il territorio dall'altro, ne parliamo tanti anni però i problemi non si risolvono, prescrivibilità e rimborsabilità, poc'anzi si parlava appunto di questo grossissimo problema, la prescrivibilità, spesso prima a monte già c'è il discorso prescrivibilità
linee guida. Le linee guida nascono da studi internazionali, non sono legate a quelle che sono le indicazioni, quindi spesso noi troviamo che in una linea guida si può utilizzare, c'è scritto di utilizzare un principio attivo, in realtà questo si scontra con quelli che sono poi gli ambiti autorizzativi fatti per esempio da EMA quando viene registrato il farmaco, quelle indicazioni non sono presenti, quindi in quel momento, in quel caso la prescrizione è una prescrizione off-label, non può essere prescritta perché cioè, c'è una normativa che prevede la, che può essere utilizzata in determinati campi, c'è una normativa ben precisa, ma di fatto non può essere prescritto. Poi in Italia si complicano le cose ancora di più. L'AIFA autorizza, dà le indicazioni, l'AIMA autorizza dalle indicazioni, l'AIFA poi al momento di autorizzare l'immissione in commercio limita l'autorizzazione ad alcune delle indicazioni presenti nella scheda tecnica. Quindi significa che il farmaco sì è vero che è prescrivibile perché è presente l'indicazione, ma non è rimborsabile a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quindi le cose si complicano. Sempre contrapposizione tra specialista e medico di medicina generale, il medico e il farmacista, assessorati e gli operatori. In realtà dobbiamo trovare sempre un punto di equilibrio tra il sistema, ma perché i cambiamenti lo fanno vedere, dobbiamo trovare l'equilibrio tra i bisogni che sono sempre maggiori da parte dei pazienti e dall'altra parte garantire questi bisogni con la sostenibilità del sistema. Grazie.